Anche qui stesso discorso dell'altro hotel, la colazione è a parte, costa tantissimo, per cui noi stiamo facendo il caffè in camera perché c'è sempre la possibilità di farlo. E poi ieri al supermercato da Walgreens abbiamo preso questi biscotti per me e altri per i miei genitori, quindi adesso li proviamo. Buongiorno, comunque io mi sono fatta la doccia, soprattutto quel freddo ieri mi aveva un po' scossa. E vediamo come sono, vabbè, sono sottilissimi, cioè non si vedono manco praticamente. Vediamo. Buoni, ma ho fatto una buona scelta. Perlomeno per variare, perché io non ce la stavo facendo più buoni, però una certa, ma cottissima, perché è così caldo? Anche quello non sembra male, però scotta troppo, quindi aspetto un po'. Il biscotto invece, la sorpresa del giorno. Stamattina il clima è ottimo perché fa freddo, perché come potete vedere sono comunque vestita a festa, però non freddissimo, insomma, non tira nemmeno vento per adesso. Scusate il fiatone, ma cioè, non so se vi rendete conto che salita sto facendo, una cosa mortale. Avrò dei glutei al mio ritorno belli sodi, quindi sono molto contenta. Sto facendo palestra e stanotte ho dormito benissimo. Già ho fame perché queste talite t'ammazzano. E poi andiamo alla scoperta di San Francisco, mentre invece domani, per lunedì, abbiamo due gite che abbiamo prenotato da Roma. Io non so se vi rendete conto di quanto sia in pendenza. Cioè, guardate. Noi siamo venuti da in fondo, in fondo, in fondo, in fondo alla strada. Museo delle Cable Cars, che volete vedere qui, che sono appunto la particolarità di San Francisco, quella specie di autobus piccolini che corrono da una parte all'altra anche in salita e in discesa, quello che è appena passato di là tra l'altro, e siamo andati a vedere come funzionano, cioè come sono fatti sotto, e c'è un sistema complicatissimo che io ignoravo totalmente, quindi è stato molto istruttivo. Cioè praticamente sotto la strada ci sono una sorta di grosse macchinari, insomma, che rendono possibile il fatto che un esserino così piccolo e che pesa così tanto riesca a stare comunque in salita così e in discesa così senza uccidere tutti i passeggeri sopra. È veramente interessante anche come riesce a cambiare qui sotto. E praticamente che cosa hanno fatto? Siccome qui è esattamente dove si intersecano le quattro linee dei cable cars, ci hanno fatto un museo. Quindi tu vedi come funzionano sotto gli ingranaggi, bellissimo. Pensavo fosse più semplice, cioè pensavo fosse molto più semplice con il modo in cui funziona, in realtà è complicatissimo, quindi è un genio che se l'ha inventato. Adesso vorremmo andare al mare, perché mia madre ha scoperto che ci dovrebbe essere, c'è una zona della Baia San Francisco in cui c'è una colonia di leoni marini e li vorremmo andare a vedere dal vivo. Io li ho già visti una volta, mi pare, non mi ricordo dove. Però li vorrei rivedere. Siamo arrivati in uno dei punti più famosi di San Francisco, ovvero questa strada in cui si scende con le macchine a zig zag fino giù. Non so se riuscite a vedere, ma devono fare tipo così tra tutti i fiori. E da qui si vede anche bellissimo il paesaggio. Siamo nel punto più alto, ragazzi, ho le ginocchia a pezzi. Vedete? No, se la sono scesa un pochino per farvelo vedere meglio. C'è, ragazzi. Mentre l'altro c'erano tutti tenuto a dirmi, sia mia madre che mio padre, che io con la patente non l'avrei mai presa se avessi dovuto fare questa strada. Che super carino. Sta giocando. No, secondo me alla fine sei pancio. Abbiamo
appena mangiato una delle specialità di San Francisco, che si chiama clam chowder. Non è altro che prendi una pagnotta di pane gigantesca piena di mollica, dove all'interno mettono una zuppa di pesce. Io la volevo provare, e anche mamma è venuta a provare apposta in questo posto per provare questa cosa, e io l'ho provata e devo dire che era buonissima. L'ho finita tutta la zuppa, e il pane non ce l'ho fatta a finire tutto, era veramente gigantesco, però veramente buono. E poi sono contenta di aver mangiato una cosa diversa al solito e aver assaggiato una cosa nuova. Adesso invece siamo al Pier 39, che è quello dove vi ho fatto vedere adesso i leoni marini, che è una sorta di mega parco giochi slash centro commerciale slash posto in cui mangiare. Carinissimo, fa tutto sopra il mare, dove ci sono appunto i leoni di mare, ci sono un sacco di uccelli stranissimi, poi è pieno di giostre, negozi, eccetera. Noi adesso ci stiamo facendo una passeggiata qui, stiamo capendo un attimino come saranno le gite dei prossimi giorni, perché i prossimi giorni dovremo venire qua a fare le gite. Le gite, non so che cosa ho detto, perdonatemi. E naturalmente quella laggiù è Alcatraz. Oh, papà, non cado, stai tranquillo. Vedi sia a Roma che faccio. E adesso siamo in questa passeggiata che si chiama Napier Lane, che è bellissima, è tutta immersa nel verde, pieno di libellule, soltanto che è tutta in salita, sono, non lo so, 1000 gradini, quindi veramente stancante, vedete? Però veramente bella, ne è valsa la pena. Veramente abbiamo finito quasi di girare tutta San Francisco a piedi oggi. Bellissimo, sembra di essere in un film, in un bosco. Solo che sti maledetti, stasera vado a dormire che ho le ginocchia a pezzi. Mamma mia. Siamo arrivati in cima, vedete il mare dietro, cioè l'oceano in realtà. Bellissimo, però sono morta praticamente. Cioè abbiamo, prima stavamo laggiù, adesso vi faccio vedere. Prima eravamo là, adesso siamo saliti fino a qua. Siamo alla Coit Tower, che è questo edificio altissimo. E là è da un po' che non ci sentiamo. L'ultima ripresa l'ho fatta tipo intorno alle 4, adesso sono quasi le 8. Io sono in hotel da sola. I miei sono andati a fare un giro, cioè dovevano fare degli acquisti per amici, parenti e cose del genere. Siccome io vi giuro le gambe a pezzi, ma a pezzi come mai ce le ho avute in vita mia, ho preferito, gli ho chiesto gentilmente di rimanere in camera. Mi dispiace, ma vi giuro non ce la faccio proprio, le ginocchia da buttare, perché San Francisco è veramente bella, ma queste salite sono belle da fotografare, da vivere, quanto di un faticoso, ma di un faticoso che non, cioè se ci siete stati capirete sicuramente cosa intendo, cioè fare su e giù vi ammazza, è come se avessi, non lo so, fatto il deserto a piedi per chilometri, non lo so. Quindi adesso mi sono messa qui nella mia postazione, tra l'altro molto carina, qui la vista è questa, c'è una nebbia paurosa. Io adesso metto un pochino a lavorare al computer, diciamo una ventina di minuti, prima di riuscire ad andare a cena. Mi metto un pochino a scaricare la macchinetta, a editare qualcosa, perché ho talmente tanti filmati che non so quando farò tutto questo lavoro, anche perché, vi ripeto, io torno, cioè, è, come dire, atterro a Roma 12 ore dopo circa, ho il treno per Venezia, quindi per andare a lavorare, quindi non è che potrò fare altro. Quindi insomma mi sta prendendo un pochino d'ansia, pochina, perché devo fare un sacco di cose, tutte bellissime, quindi sono stra emozionata, stra contenta, però anche un po' tante. Poi vi devo fare un sacco di back to school. E comunque è stata una bellissima giornata. Adesso mi metto un pochino a lavorare, tra l'altro questa stanza è super di ispirazione, no? Tipo quelle cose molto Pinterest e Tumblr che vedete online, a parte la mia valigia dietro gialla. È molto bella, quindi adesso mi metto un po' qui tranquilla a lavorare. Thank you.